Martedì 14 giugno a Polignano a Mare si è tenuto il tradizionale appuntamento con la festa più importante della città, la festa di San Vito Martire. Il culto per questo santo è legato alla leggendaria traslazione delle reliquie nel 801 ad opera della principessa Fiorenza da Basterna alle foci del Sele a Porto Mariano, l'attuale villaggio di San Vito. In serata vi è stata la suggestiva processione a mare, nella quale il santo, trasportato su un altare galleggiante, ha condotto i fedeli in un corteo di barche e fiaccole dall'abbazia di San Vito al porticciolo di Calapaguro. Dopo aver percorso le acque sottostanti il paese, tra spettacoli pirotecnici e bande musicali, il santo patrono ha ricevuto dal sindaco le chiavi della città, dando inizio alla processione che si è conclusa in piazza dell'Orologio, dove, con una macchina scenica, l'effigie del santo è ascesa in trionfo in uno spettacolare altare barocco. Durante 3 giorni di festeggiamenti nelle piazze e tra le vie del paese, si è riversata l'intera comunità in un susseguirsi di eventi religiosi, culturali, ritivi e gastronomici.